Buongiorno. Oggi mostreremo come configurare le funzionalità BGP di base sul router ARJ3. Per farlo, ci serviremo del semplice scenario di rete che vedete in figura. In particolare, per il router A e il router B, configureremo indirizzi IP, router ID, Autonomous System Number e in particolare il BGP peering. Cominciamo quindi collegandoci al router A. Entriamo in modalità configurazione. Andiamo sull'interfaccia Gigabit Ethernet 000 e assegniamo l'indirizzo IP. Facciamo la stessa operazione sul router B. Assegniamo l'indirizzo IP. Torniamo adesso sul router A ed andiamo a configurare l'Autonomous System Number. Configuriamo la router ID. Definiamo il BGP peer. L'autonomo system number di appartenenza del BGP peer. Analoga operazione andrà fatta sul router B. La router ID sarà 2.2.2.2. Definiamo il BGP peer. Andiamo adesso sul router A e verifichiamo se esistono delle relazioni di BGP peering. Ecco, come vedete la BGP Local Router ID è 1.1.1.1. Il Local Autonomous System Number è 65010. Il peer è il 200.10.1.1 che è rappresentato dal router B, il quale si trova nell'Autonomous System Number 65011, esattamente come ci aspettavamo.